Qual è il valore simbolico e pratico di questa inaugurazione? Allora, questa inaugurazione apre le porte alla Casa di Pandora, che è la casa delle famiglie di Asfapuglia. Una casa, quindi nel vero senso della parola, la casa è luogo di inclusione, luogo di accoglienza ed è proprio quello che noi vogliamo fare per le famiglie del territorio di Bari, accoglierle, seguirle, accompagnarle, soprattutto fare qualcosa di bello per i ragazzi, per i bambini con autismo, e quindi faremo sicuramente dei percorsi terapeutici assieme a progetti di inclusione sociale, progetti anche ludico-ricreativi per dare la possibilità ai ragazzi di avere il tempo libero impegnato con personale adeguato, professionale, che possano accompagnarli nel loro percorso. La cosa bella di questo progetto è che ci tengo tantissimo a sottolineare è che è un centro aperto, per cui con le scuole ci piacerebbe creare dei piccoli gruppi, far venire qui i compagni di classe per creare la vera inclusione, cioè far scoprire ai compagni di classe che fare delle attività col bimbo speciale, col compagno autistico, è sicuramente un'opportunità che va colta, e quindi accoglieremo tutti coloro che vorranno fare questa esperienza con noi.